Castellammare, turista francese soccorsa con un elicottero nella riserva dello Zingaro. Palermo Trasporti, dura presa di posizione del deputato Palmeri contro Rete Ferroviaria Italiana. Mazara, ritardi e disagi per l'avvio della differenziata in tutto il territorio comunale. Mazara, piano annuale e triennale delle opere pubbliche, il Consiglio ci riproverà il 3 luglio. Mazara, nuovo orario di lavoro al Comune, ha approvato il regolamento. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG Vallo che apriamo con la cronaca, la notizia di un incidente sul lavoro che si è verificato all'interno di un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo. Una romena di 27 anni rischia di perdere il braccio rimasto incastrato in una macchina per la lavorazione dell'impasto. L'incidente è avvenuto, come riporta l'ANSA, ieri, le pale si sono azionate mentre la donna stava pulendo l'attrezzo. Per liberare la romena è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. La lavoratrice è stata portata in elisoccorso al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale civico di Palermo. L'incidente è avvenuto attorno alle 13. È una turista francese, è stata soccorsa all'interno della riserva dello Zingaro in elicottero. Sentiamo. Un elicottero dell'aeronautica di Trapani ha soccorso ieri una 69enne francese che si è infortunata alla riserva dello Zingaro. L'elicottero è decollato dall'aeroporto trapanese alle 12.40 per recarsi a Cala del Baro all'interno della riserva. La turista francese in un primo momento è stata soccorsa a terra da una squadra del soccorso alpino siciliano. L'elicottero è giunto sul posto alle 12.55. L'equipaggio ha così effettuato il recupero della 69enne con il varicello. La turista francese era accompagnata da un operatore del soccorso alpino. L'elicottero con a bordo la donna si è diretto al campo sportivo di Castellammare del Golfo. La turista infortunata dopo l'atterraggio è stata soccorsa dal personale del 118. L'elicottero invece ha fatto rientro allo scalo trapanese. I giudici d'appello della Corte dei Conti hanno condannato l'ex presidente della Confesercenti di Alcamo, Diego Ferrara, e l'ex dipendente Ignazia Cicirello a restituire in solido 309.000 euro all'assessorato regionale al lavoro per due corsi di formazione professionale nei quali sarebbero emerse varie irregolarità contabili e rendicontazioni approssimative. In primo grado i due erano stati condannati a pagare 541.000 euro. Lo scrive Repubblica. Secondo l'accusa i due avevano trasferito i contributi regionali per i corsi dal conto corrente della Confesercenti Alcamese a quello della CTS Consulting Training Service, società di cui la Cicirello era rappresentante legale. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Ancora cronaca, in primo piano a Paceco, un trentenne di Marsala è stato denunciato dai militari dell'arma per maltrattamento di animali, particolari nel servizio. Lo scorso fine settimana i carabinieri della stazione di Paceco, diretti dal luogotenente Michele Manzo, hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un marsalese nato nel 1988, AF, le sue iniziali, per il reato di maltrattamento di animali, nonché di detenzione in condizioni incompatibili degli stessi per uccellagione. Lo stesso è stato sorpreso dai militari operanti in un fondo agricolo, sito in via Rosso San Secondo Agro, a Paceco, mentre era intento nella cattura di cardellini mediante delle reti e richiami automatici che tramite un altoparlante gli permettevano di attrarre i volatili e così catturarli. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri è emerso che il marsalese del 1988 aveva catturato 11 cardellini, specie protetta secondo la Convenzione di Berna, di cui 9 novelli custoditi in anguste gabbie che ne limitavano il movimento. Sottoposti a visita veterinaria, i volatili sono stati giudicati idonei al volo e di conseguenza rimessi immediatamente in libertà, mentre il materiale rinvenuto utile alla cattura, come reti, picchetti e l'altoparlante con i richiami, è stato sottoposto a sequestro.
L'azienda sanitaria provinciale di Trapani rende noto che per motivi organizzativi e di sicurezza gli sportelli del centro unico di prenotazione ubicati all'ospedale Sant'Antonio Abate saranno chiusi a decorrere dal 5 luglio. A partire dalla stessa data gli utenti potranno recarsi per le prenotazioni e i pagamenti presso gli sportelli CUP della Cittadella della Salute nella contigua via Cesaro. Solo i pagamenti relativi al laboratorio di analisi e dei service per facilitare l'utenza continueranno a essere effettuati presso il locale adiacente alla portineria dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Veniamo adesso a Mazara del Vallo, è stato convocato il Consiglio Comunale, il massimo consesso civico tornerà a riunirsi in sessione ordinaria la settimana prossima. Vediamo. Dopo il passaggio a vuoto nella doppia seduta del 13 e 14 giugno scorsi, il piano annuale triennale delle opere pubbliche del comune di Mazara del Vallo tornerà all'esame del Consiglio Comunale la prossima settimana. Il presidente Vito Gancitano ha infatti convocato una seduta in sessione ordinaria del massimo consesso civico cittadino che si terrà martedì prossimo con inizio alle 15.30. Il piano annuale triennale delle opere pubbliche verrà subito affrontato dall'Aula dopo la fase riservata come di consueto alle comunicazioni e alle interrogazioni. Si vedrà se questa volta il Consiglio approverà l'atto deliberativo, uno di quelli propedeutici all'esame e all'approvazione del bilancio di previsione 2018. Questa volta probabilmente la maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale farà quadrato per il via libera al piano dopo le pesanti e decisive assenze in occasione della doppia seduta di due settimane addietro. Dal punto di vista politico poi quella della settimana prossima sarà la seduta d'esordio del neogruppo della Lega di Matteo Salvini che approderà ufficialmente all'interno dell'aula il 31 marzo 1946 con l'adesione degli ormai tre ex autonomisti ovvero Giuseppe Giacalone e Vito Foderi. A Sara Provenzano. Per il resto l'ordine del giorno della seduta del 3 luglio figurano tra gli altri punti relativi all'approvazione del piano di miglioramento dei servizi di polizia locale per il 2018 e 8 mozioni su vari argomenti come lo stato di calamità naturale, misure di sostegno per le aziende agricole, l'installazione nelle varie piazze cittadine di quadri elettrici e punti luce comunali e così via. L'amministrazione comunale di Marsala, guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo, ha affidato il servizio di vigilanza da svolgersi nelle spiagge libere lillibetane. La gara è stata aggiudicata all'impresa Multiservizi Italia di Mazara del Vallo che ha offerto un ribasso di poco superiore del 18% sull'importo a base d'asta di circa 53.000 euro. I prossimi mesi, ovvero luglio e agosto, pertanto la vigilanza sulle spiagge libere verrà assicurata con orario continuato dalle 9 alle 19 con due bagnini per ogni turno di servizio. Il progetto Vigilanza Spiaggia attinge a fondi regionali per il 50% e a fondi provinciali e comunali per la restante parte con un impegno di spesa comprensivo di oneri che ammonta a circa 60.000 euro. Si svolgerà il 29 e 30 giugno e anche il 1 luglio il campo scuola dei ragazzi e dei giovani dell'Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. Il campo si terrà presso l'Oasi Casa di Spiritualità delle Suore di Maria Bambina Rampinseri. Al campo parteciperanno i ragazzi dei gruppi 9-11, 12-14 e giovanissimi accompagnati dal gruppo educatori. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Il consigliere comunale di Mazara del Vallo, Francesco Foggia, ha presentato un'interrogazione al sindaco sulla necessità di interventi urgenti per la discerbatura, la pulizia e la bonifica della via Giovanni De Sineis e il piazzale Europa, zona cooperativa a case popolari che versano in cattive condizioni igienico-sanitarie. Considerato che i cittadini stessi hanno più volte manifestato tale disagio nei confronti dell'amministrazione e ritenendo che non ci sia più tempo da aspettare, occorre intervenire urgentemente per bonificare e dare un minimo di dignità a questi quartieri, Foggia chiede quali interventi o progetti l'amministrazione comunale intenda mettere in atto allo scopo di riqualificare e bonificare la zona in oggetto e potenziare la cura del verde pubblico. Restiamo ancora a Mazara del Vallo per parlare della raccolta differenziata il cui avvio prosegue con notevoli ritardi rispetto alla tabella di marcia iniziale. Vediamo.
Prosegue con vistosi ritardi e disagi l'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a Mazara del Vallo. Il porta a porta, almeno secondo indicazioni iniziali fornite dal Comune, doveva essere operativo in tutto il territorio, dunque centro e periferie, entro il 15 giugno. Ma oggi l'obiettivo è ancora lontano dall'essere raggiunto. La differenziata è stata avviata soltanto nelle zone 1 e 2, mentre per le altre bisognerà attendere ancora. In queste settimane le difficoltà riscontrate dalla macchina organizzativa sono state evidenti e a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i cittadini costretti a file interminabili per ritirare kit con i mastelli da utilizzare per differenziare i rifiuti. Attualmente sono in corso le operazioni per la consegna dei kit agli abitanti della zona 3, ma anche per i residenti nelle zone 1 e 2 che non sono riusciti ancora a ritirarli. La differenziata nella zona 3 doveva iniziare a fine maggio, ma a distanza di un mese il nuovo servizio porta a porta in quella zona non è ancora partito e dal Comune non è ancora arrivata alcuna comunicazione in merito. Intanto non è ancora entrato in funzione il vaglio rotante mobile acquistato dal Comune Mazarese per incrementare la percentuale di differenziata tra prove tecniche, sostituzione del macchinario ed emergenza rifiuti, e da quasi due mesi che il vaglio è arrivato in città ed è stato posizionato all'interno dell'ex Stella d'Oriente, bene confiscato alla mafia che si trova lungo la statale 115. Trasporto pubblico a Marsala: dei 30 autobus in dotazione ne verranno sostituiti 20. L'amministrazione infatti ha partecipato a un bando europeo aggiudicandosi la fornitura di 6 autobus Euro 16 da 12 metri e ancora 5 autobus Euro 6 da 11 metri e così via. Il valore complessivo è di 4.324.000 euro. I mezzi andranno a sostituire 20 autobus in dotazione all'ente. La stazione appaltante sarà la Regione Siciliana. Questi autobus, assieme ai due elettrici che dovrebbero arrivare a breve termine, che verranno utilizzati come circolare nel centro urbano, consentiranno l'ammodernamento del parco macchine ormai obsoleto, con i vecchi mezzi che saranno dismessi e rottamati. Grazie ai fondi di Agenda Urbana poi verranno collocate nel territorio marsalese delle nuove pensiline e soprattutto le paline digitali con le indicazioni degli arrivi e delle partenze. Parliamo adesso di trasporti ferroviari. Dura presa di posizione del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri contro Rete Ferroviaria Italiana. Sentiamo. Dura presa di posizione da parte di Valentina Palmeri, deputata regionale alcamese del Movimento 5 Stelle contro Rete Ferroviaria Italiana. RFI afferma è una società per azioni partecipata al 100% dal Ministero del Tesoro che, pur essendo pubblica in toto, si comporta di fatto come un'azienda privata che manca di trasparenza e che si permette il lusso di rispondere picche quando vengono loro richiesti per via ufficiale dati e tempistiche sugli interventi. Questa situazione deve finire, ora la questione passa a Camera e Senato. In pratica la deputata Grillina ha inoltrato alla società una richiesta di accesso agli atti in merito a piani di investimento, tempistiche e priorità di intervento sulla tratta della Sicilia nord-occidentale. Dall'altra parte però RFI le avrebbe risposto che non è tenuta a rispondere anche se la richiesta proviene da un parlamentare. Se Rete Ferroviaria Italiana non risponde neanche a chi per legge ha potere ispettivo, spiega Palmeri, figuriamoci cosa potranno rispondere ai cittadini che quotidianamente lamentano disservizi e mancati interventi. Qualche settimana fa, ricorda la deputata, avevo chiesto nello specifico chiarimenti sui disagi dei trasporti nel Trapanese. Avevo in sostanza trasmesso a RFI le lamentele e i disagi dovuti all'esiguità, se non alla quasi totale assenza dei mezzi di trasporto per raggiungere i propri luoghi di lavoro, la scuola, l'università nell'ex provincia di Trapani. Sono ben noti purtroppo infatti i problemi inerenti all'interruzione della tratta ferroviaria Trapani-Palermo via Milo e avevo chiesto spiegazioni. Peccato che mi abbiano risposto il nulla. In sostanza, prosegue la Palmeri, dobbiamo fare solo affidamento alle notizie di stampa trasmesse direttamente dagli amministratori di RFI e puntualmente disattese, come per esempio le tempistiche e di conseguenza gli investimenti necessari per il raddoppio del nodo ferroviario Palermo-Punta Raisi che doveva essere aperto da più di due anni. Disservizi su disservizi, così come tempi di realizzazione dei lavori della tratta Trapani-Palermo via Milo. Una vera vergogna che i siciliani pagano sulla
sulla propria pelle, la definisce palmedica e conclude: a questo punto chiariremo la legittimità della mancata trasparenza di RFI direttamente col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso un atto di interpello dei colleghi alla Camera e al Senato. Nel frattempo all'ARS è stata depositata apposita interpellanza che vede prima firmataria la deputata regionale Palmedi, in cui si chiedono al governo regionale interventi urgenti per la risoluzione dei problemi inerenti ai trasporti pubblici della provincia di Trapani. Proseguono le indagini scientifiche sullo scafo della nave romana del III secolo d.C., ripescata a 150 metri dalla costa di Marausa. Dopo il primo step positivo delle indagini scientifiche, le applicazioni delle nanotecnologie su una sezione portante delle assi in fibra di cellulosa che compongono lo scafo, adesso il gruppo Arte 16 si avvarrà dell'apporto del Dipartimento delle Scienze Radiologiche dell'Università di Palermo per procedere a una ricognizione analitica strumentale non invasiva su alcuni elementi provenienti da una sezione della nave romana di Marausa e successivamente sulla nave punica. È la prima volta in Italia che vengono applicate le nanotecnologie per la stabilizzazione nel tempo su un relitto archeologico ripescato nei fondali marini. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Nuovo orario di lavoro al comune di Mazara del Vallo, approvato il regolamento, il nuovo orario sarà operativo a partire dal 1 luglio. Con decorrenza 1 luglio sarà esecutivo il nuovo regolamento dell'orario di lavoro e di servizio del comune di Mazara, varato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Cristaldi. Nel corso della riunione con la delegazione trattante, che ha visto presente per la parte pubblica il dirigente del secondo settore Maria Stella Marino e rappresentanza del personale, le rappresentanze sindacali firmatari del contratto di lavoro e le rappresentanze sindacali di base neoelette, è stato dato il via libera al nuovo regolamento. La principale novità riguarda la distribuzione settimanale dell'orario. Con la modifica si passerà 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14, con rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Previste forme di flessibilità e la banca delle ore per compensazioni e recuperi orari. Per i lavoratori a tempo parziale maggiore di 21 ore settimanali, l'orario di lavoro sarà regolato su 5 giorni settimanali nelle sole ore antimeridiane, mentre per i lavoratori a tempo parziale uguale o inferiore a 21 ore settimanali l'articolazione sarà su 4 giorni settimanali nelle ore antimeridiane. Naturalmente per alcuni servizi specifici, fa sapere il Comune, vi sarà una diversa articolazione dell'orario e saranno in ogni caso i dirigenti, sulla base delle esigenze e degli indirizzi generali del sindaco, l'articolare l'orario di lavoro dei propri settori nel rispetto del regolamento per garantire servizi essenziali e ottimizzazione delle risorse degli stessi servizi. Il regolamento disciplina inoltre le modalità del lavoro straordinario e dei permessi. Lo stesso regolamento prevede che nel periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto, sia sospeso l'orario di servizio pomeridiano, fatta eccezione per quei servizi che necessitano di un orario diversificato. Torniamo per un attimo alla cronaca. La polizia di Trapani ha arrestato un 45enne. L'uomo si sarebbe reso responsabile di una condotta violenta nei confronti dell'ex moglie. Il 45enne, nella nottata del 24 giugno scorso, sarebbe andato a casa della donna e l'avrebbe minacciata. L'uomo è stato tratto in arresto e su disposizione della procura trapanese è condotto presso la casa circondariale trapanese in regime di custodia cautelare. L'Avis di Marsala incrementa le donazioni nelle giornate feriali. A luglio e agosto infatti sarà possibile donare la prima e la terza domenica, nonché tutti i giovedì di ciascun mese estivo. Infine, una nota di calcio: la SD Primavera Marsala ha partecipato al 12° torneo di calcio giovanile nazionale presso il centro sportivo di Alcamo con la categoria 2007-2008-2009. Primo posto per i giovani del 2007, che in finale hanno battuto la Galactic per 1-0 con gol di Giacalone. Questa era l'ultima notizia di oggi, prima della sigla. Per la programmazione serale sulla nostra emittente vi segnalo che alle 21.35 andrà in onda sulla nostra emittente la prima serata del saggio di danza della Dance Works di Carla Favata, che si è tenuto lo scorso fine settimana. È tutto, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.